Ciao, sono Marco di Postura Corretta e oggi vi faccio vedere una routine di esercizi per migliorare il problema alle ginocchia valghe. Sono molte le cause che possono portare valgismo alle nostre ginocchia, come per esempio piede piatto, displasia dell'anca oppure anche l'atteggiamento posturale. In ogni caso, secondo la biomeccanica del metodo GDS, le ginocchia valghe si possono racchiudere in due categorie. La prima è dovuta dal fatto di avere il piccolo gluteo e gli interrotatori dell'anca corti. La seconda è dovuta al fatto di avere adduttori molto corti che portano appunto al valgismo. C'è un semplice test per capire in quale delle due tipologie ti trovi. Se hai ginocchio valgo, il test è questo. Ammettendo di avere le ginocchia valghe, io adesso amplifico molto, ci sono diverse tipologie e sfumature di ginocchia valgo. Comunque, in sostanza, ci sono le ginocchia interrotate, ok? Se flettiamo le ginocchia, riusciamo a correggere il valgismo, cioè riusciamo a portare le nostre ginocchia bene verso l'esterno, andare a rotazione esterna, allora vuol dire che il problema era dovuto a una brevità dei muscoli interrotatori dell'anca, soprattutto il piccolo gluteo. Mentre se invece le nostre ginocchia valghe rimangono tali anche con la flessione delle ginocchia, perché ci accorgiamo di non riuscire a aprire le ginocchia neanche quando le ginocchia sono flesse, ok? Perciò partiamo dalle ginocchia estese, flettiamo le ginocchia, se non riusciamo a aprire le ginocchia, a distanziarle, vuol dire che i muscoli brevi sono i nostri adduttori e perciò ci ritroviamo nell'altra categoria. Vediamo ora con il nostro amico Johnny, il nostro ospite speciale, cosa avviene con i due tipi di valgismo, ok? Innanzitutto dobbiamo vedere, vediamo che l'articolazione interessata è l'anca, questo è il nostro femore e questa è la nostra testa del femore e abbiamo quando abbiamo il tipo di valgismo dovuto al fatto che il piccolo gluteo è corto, il nostro femore ruota all'interno, perciò abbiamo questa rotazione dovuta al fatto che il piccolo gluteo si accorcia molto, adesso lo amplifico, e porta il nostro femore a ruotare all'interno, il nostro piccolo gluteo si inserisce qui, da qua a qua e praticamente resta molto corto. E questa è una prima causa di valgismo, infatti il nostro ginocchio va all'interno. L'altra causa del valgismo invece è legata agli adduttori corti. Gli adduttori sono muscoli, ce ne sono tanti tipi di adduttori, che si inseriscono dalla sinfisi pubica o comunque dall'osso iliaco, vanno fino al nostro ginocchio passando e inserendosi su tutta la fascia della coscia. In questo caso i muscoli adduttori corti portano il nostro ginocchio in valgismo e perciò il nostro ginocchio tenderà a stare chiuso all'interno. Perciò nel primo caso abbiamo una rotazione interna che porterà il nostro ginocchio a stare in questa posizione. Nel secondo caso invece abbiamo una componente adduttoria che porterà il nostro ginocchio a stare in questo modo. In questa routine di esercizi ci concentreremo più sulla problematica legata al fatto di avere un piccolo gluteo corto, degli interrotatori corti e perciò sul fatto che il nostro femore si è interrotato, più che sulla parte degli adduttori, anche se in realtà questi esercizi vanno molto bene anche per gli adduttori, però su quello faremo una routine specifica più avanti. Iniziamo perciò gli esercizi che vanno a migliorare la nostra biomeccanica del ginocchio e dell'anca e soprattutto che vanno a compensare la forza spinta dell'anca intrarotale. Iniziamo con il primo esercizio, ovviamente dipende molto dal vostro grado di dolore oppure comunque dal vostro grado di capacità motoria. Siccome il primo esercizio richiede equilibrio, se fate fatica potete appoggiare un tavolo oppure altrimenti potete stare anche senza appoggio. Partiamo posizione di partenza, stazione eretta, portiamo bene dietro il nostro piede, ok? E andiamo a appoggiare la punta del piede. Oh. In questa posizione facciamo una leggera pressione con le punte delle dita sul pavimento, andiamo a raddrizzare il ginocchio, andiamo a mettere in tensione il nostro gluteo, manteniamo un attimo la contrazione degli addominali. Questa è la posizione di partenza. L'esercizio vero e proprio inizia ora e inizia cercando di andare ad attivare i muscoli extrarotatori, praticamente il medio gluteo, soprattutto medio gluteo. Come facciamo? Pressione, abbiamo detto, delle dita sul terreno, ginocchio che va a estendersi, anca, vabbè, estesa anche quella, gluteo contratto e andiamo a portare il nostro tallone, ok? Il nostro tallone all'interno. La cosa importante è che non dobbiamo fare lavorare la nostra gamba, cioè il nostro tibia e perone,
ma dobbiamo far lavorare il nostro femore in intra e extra rotazione. Perciò abbiamo proprio una rotazione del femore. Questo esercizio è un esercizio di attivazione muscolare e perciò dovete sentire quella sensazione di bruciore o comunque leggero fastidio che si sente quando attivate il vostro muscolo. Ovviamente più riuscite a percepire bene questa sensazione e andare a attivare, più l'esercizio è efficace. Per attivarlo e per avere un minimo di, diciamo, stimolazione, la contrazione dovrebbe essere mantenuta per almeno 5 secondi e l'esercizio dovrebbe essere ripetuto dalle 5 alle 6 volte. Stesso esercizio, o perlomeno l'esercizio è simile, però fatto in posizione diversa, cambia tutta la nostra risposta muscolare. Perciò ci si sdraia, pancia in giù, si punta sempre le dita sul terreno, stringiamo il nostro ginocchio, contraiamo il nostro gluteo e in questo modo andiamo a ripetere l'esercizio di prima, ruotando il nostro femore all'interno e andando a contrarre il nostro medio gluteo. Perciò dovreste sentire una sensazione di bruciore a livello del medio gluteo. Bruciore o comunque attivazione. È anche possibile che si faccia fatica a attivare questo muscolo e si faccia fatica a sentire l'attivazione. Comunque partite con il piede appoggiato, cercate di portare il vostro calcagno verso l'interno, ok? Ginocchio ben teso, contrazione del gluteo e cerchiamo di fare la rotazione esterna del ginocchio. Se l'attivazione del vostro gluteo vi risulta difficile, soprattutto del medio gluteo, potrete fare un automassaggio, io sono in questa posizione ma potete benissimo farlo da in piedi anche da seduti, ok? E andare a massaggiare tutta la zona del fianco, soprattutto dalla nostra cresta iliaca, che è questa cresta che si sente qui, fino al nostro trocantere, così da andare a riattivare tutta la muscolatura. Dovreste sentire un po' di caldo in questa zona e il massaggio deve durare per una trentina di secondi, comunque il tempo di andare a, diciamo, a riscaldare questa zona. Così facendo si avrà una riattivazione recettoriale che funzionerà da facilitatore per la contrazione muscolare. Altro esercizio che è molto valido per le ginocchia valghe, per correggere questa, diciamo, posizione che le ginocchia hanno preso, è questo. Bisogna mettersi sdraiati, pancia in su, piedi appoggiati, apriamo leggermente le ginocchia fin dove ce lo permette la nostra sensazione, ok? Quando sentiamo che c'è troppa tensione ci fermiamo, ok? Puntiamo i nostri piedi contro il materassino, se riusciamo mettiamo palmo contro palmo il piede, ottimo, e in questa posizione andiamo a sollevare leggermente il gluteo, quasi un centimetro, ma proprio una cosa minima, ok? E manteniamo per 10 secondi la contrazione, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, lasciamo e ripetiamo anche l'esercizio, anche questo per 5 o 6 volte, dovremmo sentire proprio la contrazione a livello dei muscoli glutei, perciò pianta, piedi pianta contro pianta, ok, alziamo leggermente il bacino dal materassino stringendo i glutei, portiamo le ginocchia all'esterno e manteniamo una leggera pressione, 1, 2, 3, 4 e 5, volendo possiamo attivare anche leggermente le nostre spalle, i nostri gomiti, le nostre mani che vanno a fare pressione verso il basso, perciò piante dei piedi, le ginocchia all'esterno, glutei contratti, spalle che vanno a schiacciarsi contro il materassino, gomiti contro il materassino, mani contro il materassino e in questo caso possiamo anche andare ad attivare leggermente gli addominali. Inspiro, espiro, lentamente e poi lascio. Una cosa che può capitare di trovare è la presenza di una retroversione di bacino accentuata, ok? Perciò è una perdita della nostra fisiologica lordosi lombare. Allora, in alcuni casi la lordosi può essere accentuata, ma quando la lordosi scompare e abbiamo una flessione della colonna, perciò la nostra colonna fa questo movimento, ok? Allora possiamo utilizzare un trucco, comunque fare una piccola variante di questo esercizio che ci aiuta a far lavorare meglio
diciamo le nostre anche in rapporto con la nostra schiena. Come si fa? Semplicemente ci sdraiamo, stessa posizione di prima, prendiamo un rotolo, se non avete un tubo come questo potete benissimo prendere un asciugamano, arrotolarlo finché fa un certo spessore, ok? Andremo a sdraiarci e posizionare il nostro rotolo sotto la nostra colonna lombare, più o meno risulterà quasi sotto il nostro ombelico. Benissimo. Così facendo andiamo a ricreare la nostra curva lombare. Attenzione, perché nel caso ci sia una forte flessione, questo dolore, questo esercizio potrebbe essere un po' dolente e la sensazione un attimo spiacevole, perciò bisogna diciamo approcciare questo esercizio molto delicatamente e ripetere magari questo movimento di anti-retroversione qualche volta, di modo che pian piano la schiena si ammorbidisca. Diciamo che questa posizione di apertura, appunto, se andiamo a farla troppo forte potrebbe dare dei dolori, perciò mi raccomando, lenta. Una volta che siamo riusciti a mantenere la posizione in questo modo, rifacciamo più o meno l'esercizio di prima, ok? Unica differenza che non alzeremo, se prima abbiamo magari alzato un po' di più il gluteo, adesso non staccheremo completamente il bacino da terra, ma manterremo il bacino quasi a contatto del materassino, ma diciamo il movimento e l'attivazione muscolare sarà la stessa, perciò si parte pianta dei piedi, ginocchia all'esterno, glutei un po' tesi, le mani vabbè, potete metterle sotto, ok, e fare questa cosa. Gli esercizi possono essere sempre accompagnati col respiro, inspiro, espiro, e la contrazione muscolare va mantenuta per almeno 5 secondi, ma è buona cosa anche prolungare la contrazione fino a 10, 20 o anche 30 secondi. Vi ricordo che gli esercizi fatti su una gamba vanno poi ripetuti anche sull'altra gamba per riequilibrare comunque la nostra postura, e è importante ricordare che le ginocchia valga di per sé non sono un grosso problema, a meno che il valgismo non sia esagerato, ma la biomeccanica, diciamo, può portare delle ginocchia valghe, può portare a un'usura delle nostre articolazioni sul ginocchio, sull'anca, e a patologie future, per esempio la lucevalgo, oppure un sovraccarico dell'anca può portare all'artrosi, ci può essere un'iperpressione rotulea, o infine anche problemi magari legati allo psoas o pubalgie. Potete fare questi esercizi 3-4 volte a settimana, magari inserendoli nella vostra routine di allenamento, e magari per un mese tenete fatti gli esercizi, poi vi fermate, poi riprendete, perché comunque l'atteggiamento delle ginocchia valghe è comunque una cosa insita nella vostra postura, nel vostro comportamento, oppure anche a volte potrebbe essere già anche un po' strutturata, e perciò per avere un cambio effettivo di posizione poi delle vostre ginocchia avete bisogno di un lavoro continuativo che magari dura anche per più mesi. Vi ricordo che comunque questa è una routine di esercizi generale. Nel caso tu abbia un problema specifico, rivolgiti sempre a un professionista, perché potrà, diciamo, studiare la tua situazione e ottimizzare il programma per il tuo caso. Per chi volesse approfondire, poi lascio linkato qui in descrizione un altro video che abbiamo fatto per vedere se la vostra funzionalità dell'anca e del vostro medio gluteo è a posto, oppure se l'anca è un pochettino debole. Inoltre, se l'argomento vi interessa, magari farò una routine più avanti per il problema del valgismo causato dagli adduttori. Se avete domande, scrivetele qui sotto nei commenti. Se conoscete qualcuno che ha le ginocchia valghe e che ha questo problema, potete condividere il video perché forse gli sarà utile. E io vi aspetto la settimana prossima per un altro video sulla postura. Un saluto e buona settimana!